Oggi succede una cosa strepitosa, sembra una banalità. Si produce latte fresco siciliano, una confezione ad hoc e morbido siciliano, un formaggio con latte ovino in questo caso. Latte fresco, che in Sicilia non si produceva, siamo solo importatori, e dovrà costare di meno ai consumatori e dovrà fruttare qualche centesimo in più ai produttori. L'idea è quella di cortocircuitare delle filiere di produzione in modo virtuoso, in modo che si possano direttamente raccordare con il consumo di prossimità, quindi riconquistare il consumo siciliano, che è il nostro mercato, per affinità e per vicinanza, e quindi aggiungere valore attraverso questa politica al prezzo franco azienda siciliano. Questa iniziativa, attraverso un sistema cooperativistico che è il macchinario il progetto industriale della Ragusa Latte, permette agli allevatori direttamente di bypassare tutti i passaggi intermedi e arrivare dove si spera, chiaramente capillarmente, sul territorio regionale. La grande distribuzione deve fare la sua parte. Questo dovrebbe incentivare nuovamente un allevamento bovino ed ovino che, come tutti i settori dell'agricoltura e della zootecnia, è andato in crisi. Lo si fa col nuovo governo, così come faremo col nuovo governo altrettanto per la pasta siciliana, per il pane siciliano, in maniera tale che i siciliani sappiano che comprando questo latte, oltre che risparmiare, aiutano l'economia siciliana.